grazie al procuratore Giancarlo Caselli. È chiaro che questo sforzo che si sta facendo tutti uniti è importante per il ruolo della politica. E noi abbiamo qui il governatore delle mafie, il Giorgio Ricciotti, che ha sviluppato per un intervento. Grazie al Presidente Ciricciotti.
la luce di voler aderire all'osservatorio agromagico. Insomma, abbiamo tanti argomenti, il compito è una difficile sfida, ci affidiamo a Maria Zegatori e Presidente Codiretti Marte. Grazie. Io oltre a ringraziare le ottime e brillanti relazioni dei nostri ospiti, siamo felici di aver invitato questo importante appuntamento, sono felice anche di poter iniziare queste difficili conclusioni con la dichiarazione che ci ha fatto il Presidente della Regione Marche in termini di partecipazione e di volontà di sostegno al lavoro che l'Osservatorio sulla Romagna sta facendo in maniera eccellente da qualche anno a questa parte. Qui si legge la volontà e la carica di responsabilità e responsabilizzazione che in questo modo la Regione si assume, e noi siamo felici di potervi e di poter accompagnare le Marche in questo percorso di educazione, in questo percorso di denuncia, in questo percorso di miglioramento che si può portare sul piano legislativo che è necessario e doveroso dover portare. L'Osservatorio sugli agromarchi è nato circa 5 anni fa ed era nato con un obiettivo ben preciso, partendo da due semplici ma forti consapevolezze. La prima consapevolezza era quella ed è quella legata a tutto ciò che oggi l'agroalimentare della nostra regione, ma l'agroalimentare italiano più in generale, rappresenta. Abbiamo parlato dei primati della nostra agricoltura in Europa e nel mondo, un'agricoltura italiana resiliente, un'agricoltura italiana giovane, un'agricoltura italiana innovativa, un'agricoltura italiana sostenibile dal punto di vista ambientale, un'agricoltura italiana che rispetta il lavoro, la dignità dei lavoratori. Un'agricoltura italiana che porta avanti dei concetti di responsabilità etica in generale, un'agricoltura italiana attenta ai territori, alle comunità che vivono e che animano questi territori, un'agricoltura italiana attentissima alle aree interne che sono soprattutto per la nostra regione una caratterizzazione importante e altamente decisiva, un'agricoltura italiana sicura dal punto di vista alimentare, e i dati ce li ha illustrati benissimo il professor Masier. Un'agricoltura italiana biodiversa, un'agricoltura italiana altamente distintiva. E questa era la prima consapevolezza che ci ha portato a voler fondare un osservatorio così importante. La seconda consapevolezza è che in maniera proporzionale questo grande valore, un valore sia economico ma anche occupazionale, sociale e culturale che rappresenta la nostra agricoltura, ha un rovescio della medaglia e quindi è direttamente proporzionale all'attenzione che l'illegalità, quindi tutte le forme di criminalità organizzata, ma tutte le forme di illegalità che possono riguardare il nostro settore, attacca e può eliminare in qualche modo la forza e la potenza del nostro settore primario. Da queste due consapevolezze è nata appunto la volontà di fondare un osservatorio che era nato inizialmente come uno strumento potente di denuncia, uno strumento di indagine che potesse riuscire a far emergere quanto grave fosse il fenomeno dell'illegalità nel nostro settore. Uno strumento di denuncia che ci ha permesso di portare alla luce un fenomeno che probabilmente fino a quel momento era stato sottovalutato. Per troppo tempo nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda il nostro settore agroalimentare, si è avuto la tentazione di immaginare l'agromafia, quindi la criminalità organizzata nel nostro settore, come un atteggiamento piuttosto che come un'organizzazione forte e potente che potesse minare davvero il tessuto economico e imprenditoriale del nostro paese. Si è sempre pensato erroneamente che queste agromafie fossero anche figlie del retaggio culturale del sud, e invece abbiamo scoperto, purtroppo a spese dei tanti soci, dei tanti imprenditori che hanno nel nostro settore, quanto in realtà questo fenomeno sia molto diffuso in tutto il territorio e di come anche le Marche purtroppo non siano immuni dalle disastrose conseguenze che porta ovviamente l'illegalità nel nostro settore. Ma soprattutto si è anche pensato erroneamente che queste agromafie fossero delle forme conservatrici o che comunque non fossero in grado di aumentare, di cambiare allo stesso ritmo con cui l'agricoltura italiana si stava trasformando e si stava modificando.
nel momento in cui ci siamo resi conto che queste supposizioni erano supposizioni errate, abbiamo avuto la capacità, la voglia, la responsabilità, soprattutto abbiamo avuto la lungimiranza di fare una scelta politica fondamentalmente importante, che è stata appunto quella di iniziare ad indagare, veramente iniziare a capire sul serio di cosa si trattava e che cosa fosse, si udisse la criminalità nel nostro settore. E da lì è iniziato un percorso che abbiamo portato avanti con persone illustri, quindi con a capo un credo l'uomo più importante della nostra Repubblica, più riconosciuto come il dottor Giancarlo, il procuratore Giancarlo Caselli, che non finiamo mai di ringraziare per aver voluto aderire a questa nostra scelta, a questo nostro percorso. E lo abbiamo fatto, essendo gli unici in realtà nel mondo dell'associazione, del mondo corporativistico nel nostro settore a denunciare questo fenomeno che si stava concretizzando. Siamo stati gli unici, ma non siamo mai stati soli, perché vicino a noi ci sono sempre state le forze dell'ordine, vicino a noi ci sono stati tutti gli ispettorati, ovviamente che si occupano del caso, che si occupano della materia. Abbiamo avuto vicino a noi anche delle forze istituzionali, delle rappresentanze che ci hanno aiutato a portare avanti questo percorso. Un percorso che ovviamente non si deve arrestare, perché nei dati che ha presentato il procuratore Caselli, ma nei dati aggiornati che verranno presentati con il nuovo rapporto sulle agromafie, vediamo come questo fenomeno della criminalità sta crescendo ad un ritmo velocissimo, molto più di quanto purtroppo paradossalmente sta crescendo ad esempio il nostro export, il nostro valore aggiunto. La complessità nell'affrontare una tematica del genere sta soprattutto nel riuscire a porre l'attenzione su un fenomeno che sembra in realtà invisibile. È difficile riuscire a far attenzionare le persone, chiunque ci ascolti, su un fenomeno che non puoi giocare con mano. E credo che questo sia uno degli sforzi più grandi che noi dobbiamo pagare, ma una delle più grandi abilità, passatemi il termine, che la criminalità organizzata sta sfruttando per poter riuscire a trarre profitto da ogni forma di legalità nel nostro settore. Le mafie sono cambiate, hanno cambiato forma, hanno cambiato persone con cui si manifestano. Nel nostro settore controllano ogni fase della produzione, ogni fase della trasformazione, ogni fase della distribuzione. Possiamo trovare l'illegalità a partire dalla proprietà della terra fino ad arrivare ai processi di trasformazione. Troviamo l'illegalità in tutto il sistema dei trasporti, troviamo l'illegalità nelle infiltrazioni di mercato e quindi anche sulla decisione dei prezzi, che poi vanno a regolare ovviamente la vita, la sopravvivenza o la non vita delle aziende agricole in realtà oneste che lavorano tutti i giorni sui nostri incredibili territori. E noi questo processo così complesso possiamo rapportarci con agendo su due fronti, prendendo due strade. La prima strada è la strada della normativa, quindi la necessità di porre una regolamentazione chiara che possa da una parte tutelare l'impresa agricola, il nostro tessuto imprenditoriale, e dall'altra parte sanzionare in maniera importante chi froda nel nostro settore. Un percorso normativo che in realtà riguarda tante misure che noi possiamo andare ad accogliere, andare a presentare. La prima sicuramente riguarda la già nominata discussa revisione dei reati agroalimentari, mettendo mano alla completa realtà e revisione di tutta la normativa penale che riguarda il nostro settore, con l'introduzione di nuovi reati, con la confisca dei beni per chi froda, con la reclusione per chi froda e con sanzioni molto più forti per chi froda, perché una considerazione che facciamo spesso in Coldiretti è che sanzionare una grande azienda controllata e gestita dalle agromafie e dalla criminalità, se viene multata di qualche centinaia di migliaia di euro, è come strappargli un capello, ha una incisività inefficace, inadeguata rispetto al danno che in realtà vanno a creare. Una normativa che riguarda ad esempio anche sul fronte del lavoro nero in agricoltura, del caporalato, ne abbiamo parlato questa mattina,
di un caporalato però molto spesso bianco e legalizzato che viene importato dagli altri paesi con i prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Nel mondo, nei paesi extracomunitari, sono circa 108 milioni di bambini utilizzati per la produzione di cibo che finisce poi propriamente sulle nostre tavole. Senza considerare lo sfruttamento delle donne, dei carcerati, delle minoranze etniche. Abbiamo tanto, purtroppo tante esperienze di importazione di prodotti che noi definiamo prodotti della vergogna, quindi prodotti che vengono coltivati in altri paesi senza rispettare le regole della sostenibilità ambientale, senza rispettare le regole della tutela della salute del cittadino che andrà ad acquistare inconsciamente quei prodotti, senza rispettare le regole per la tutela della dignità del lavoro. E questi sono poi prodotti che in maniera purtroppo impropria arrivano sulle tavole dei nostri italiani, il 30% del cibo che finisce nelle nostre case deriva da questi processi di produzione che non hanno nulla a che vedere con i basamenti della Costituzione italiana e di quella europea, quindi non hanno nulla a che vedere con i principi che prima ho cercato di enunciare e di elencarvi, ed è per questo che si inserisce qui la battaglia fortissima che poi diretti fa agli accordi commerciali di libero scambio. Un passaggio interessante l'ha fatto prima il professor Masini, accordi commerciali di libero scambio che in realtà di fatto vanno a deregolamentare gli stessi rapporti commerciali, sempre con la considerazione che abbiamo nominato più volte, citato più volte, per cui probabilmente troppe regole potrebbero minare questa libertà commerciale. In realtà noi siamo della convinzione che per un mercato più libero servono in realtà delle regole, ma che siano eque, che siano giuste, che siano trasparenti, che soprattutto siano le stesse per chi importa e per chi esporta. Un altro piano, un altro fronte normativo su cui Coldiretti sta investendo tantissimo, con cui lo sta facendo anche grazie all'aiuto dell'osservatorio, è tutto il fronte l'etichettatura della trasparenza di filiera. Come sapete, la battaglia per la trasparenza del Made in Italy è una battaglia storica e arcaica di Coldiretti, che stiamo portando avanti da circa 20 anni. Una battaglia fondamentalmente di civiltà, che mette da una parte le aziende agricole in condizioni di poter lavorare, di poter vivere del guadagno che da quello che lavoro ricavano, e dall'altra parte mette i cittadini consumatori nella possibilità di avere e di esprimere il proprio diritto di scelta. Una battaglia che ad oggi ci ha portato ad ottenere dei decreti nazionali sull'etichettatura per l'indicazione di origine importantissime per il nostro paese, pensiamo al latte, al riso, al pomodoro, alla pasta, e credo che molti di voi in questa sala erano presenti nelle grandi manifestazioni, nei grandi momenti di aggregazione e di condivisione che Coldiretti ha saputo far nascere e ha saputo creare in questi anni. Di forte coscienza e soprattutto responsabilità politica, perché poi è questo che si tratta. La volontà di creare una normativa chiara sull'etichettatura e sulla trasparenza delle filiere è fondamentalmente una scelta politica che poi si trasforma in uno strumento economico che va ad aiutare i nostri territori, la nostra agricoltura, il nostro tessuto sociale ed imprenditoriale. Ma è anche chiaro che di fronte a questa battaglia, a questo enorme lavoro che sta facendo Coldiretti, c'è molto spesso di fronte a un muro difficile da arginare che riguarda una non chiara normativa europea in merito ad una trasparenza di filiera, ad una etichettatura voluta, cosciente e decisiva che possa finalmente permettere i paesi a godere di una propria sovranità alimentare, perché poi è questo l'obiettivo, una sovranità alimentare che ovviamente deve andare però colmare il rispetto di tutte quelle regole a cui prima facevo riferimento. Considerate che il 70% del mercato del cibo nel mondo è nelle mani di 10 grandi aziende, 10 grandi aziende le grandi multinazionali. Di queste 10 aziende, 4 stanno spingendo in Europa la normativa che potrà portare ad un'etichettatura a semaforo. Io credo che molti di voi abbiano sentito questa notizia, l'abbiano commentata, l'abbiano condivisa. Un'etichettatura a semaforo che di fatto inganna in maniera paradossale il consumatore, ma soprattutto mette in estrema difficoltà il nostro tessuto imprenditoriale, bocciando con un bollino rosso, ad esempio, grandi produzioni tipiche dei nostri
settori, come può essere l'olio extravergine di oliva o il parmigiano reggiano, a fronte magari in realtà di una Coca-Cola dietetica che si aggiudica a bollino verde, in base ad un presunto calcolo di equilibrio tra grassi, zuccheri e sali presenti nell'alimento. Chiaramente, come potete capire, la battaglia che voi direte sta portando avanti è una battaglia importante, ma che può ovviamente anche creare dei fastidi nei confronti di questi grandi multinazionali, ora sono riuscita a dirlo, che hanno come l'obiettivo quello di omologare la produzione agroalimentare nel mondo e quindi direttamente e indirettamente andare a minare in realtà la grande distintività e peculiarità della nostra agricoltura italiana e marchigiana. È un lavoro enorme, è un lavoro che richiede per questo la partecipazione di chiunque abbia coscienza di quello che oggi rappresenta il nostro settore primario e di chiunque abbia la coscienza di quello che rappresenta il lavoro che gli agricoltori fanno nei nostri territori e soprattutto nelle aree più interne del nostro paese. L'altro fronte su cui invece dobbiamo lavorare, che è di pari passo con il fronte normativo, è quello dell'educazione. È stato anche questo citato come espediente, come esperimento per riuscire a far dilagare nella concezione e nella consapevolezza di tutti quale sia oggi la forma della legalità e quale sia il suo valore che sa esprimere. Investendo sulla scuola superiore della magistratura, investendo nella formazione rivolta ai più giovani, ma vuol dire che lo sta facendo anche investendo in un grande processo culturale che sta aiutando gli agricoltori a camminare di pari passo con la consapevolezza dei cittadini consumatori a cui tutti i giorni gli imprenditori si rivolgono. Lo stiamo facendo con la nostra fondazione Campagna Amica, una fondazione che oggi raggruppa più di 20.000 aziende, 4 miliardi di euro di fatturato, ma una fondazione che in realtà, oltre al valore economico, sa esprimere il più grande processo di educazione che il nostro paese probabilmente abbia mai conosciuto in termini di cibo, in termini di qualità del cibo, in termini di tutela e valorizzazione del nostro agroalimentare. Anche le marche ovviamente in questo stanno lavorando affinché più mercati di Campagna Amica e quindi più occasioni di incontro e confronto tra gli agricoltori e i cittadini che possono essere presenti e possono essere realizzati. E poi un processo culturale che stiamo portando avanti su un piano diciamo che ha le stesse fondamenta ma su un piano un po' più ampio che sta permettendo all'agricoltura vera italiana di dialogare con le aziende di trasformazione, con l'agroindustria italiana sana ed intelligente, che ha capito qual è il nostro percorso, che ha capito qual è il nostro obiettivo, che ha capito qual è il beneficio e il valore dell'agricoltura italiana. Lo stiamo facendo con Filiere Italia, una nuova associazione che è nata tra Codiretti, le più grandi aziende industriali e agroindustriali di trasformazione italiana. Stiamo procedendo e continuando affinché anche la grande distribuzione possa entrare in questo processo, proprio perché riconosciamo quanto la filiera sia composta da tanti attori e ognuno di questi attori ha una responsabilità enorme affinché il nostro settore possa essere riconosciuto soprattutto economicamente per quello che vale. Io chiudo facendo un passaggio che può sembrare probabilmente inopportuno o fuori tema o fuori contesto, ma in realtà stamattina parlando di illegalità, parlando di osservatorio, parlando di agromafia, abbiamo parlato fondamentalmente dell'importanza di avere delle leggi, che siano delle leggi intelligenti, che siano delle leggi eque, che siano delle leggi giuste, che possano mettere sullo stesso piano imprenditori, quindi tessuto economico e cittadino consumatore, quindi tessuto umano a cui la nostra agricoltura si rivolge. E a proposito di leggi, io credo che ci sia una legge su tutte, una legge che può essere definita legge per antonomasia e che è l'etica. L'etica e la responsabilità che ne deriva. E quindi io voglio approfittare di questo momento e anche della presenza del Presidente della Regione per porre l'attenzione su due temi su cui l'etica rappresenta un determinante importante. Il primo è quello del consumo di suolo. È stato fatto prima un riferimento anche alla luce delle tragedie che sono successe in questi giorni nel nostro paese, che non hanno toccato la nostra regione ma che purtroppo, speriamo di no, potranno toccare nel futuro. Purtroppo la Regione Marche ha
un consumo di suolo che la pone al settimo posto in Italia, tra le regioni che appunto consumano più suolo agricolo destinato in realtà poi alle strutture, quindi alla cementificazione. Il 12% del nostro territorio marchigiano è destinato molto spesso non solo a fenomeni appunto di costruzione edilizia, ma soprattutto di abusivismo edilizio. E quindi in un momento come questo, alla luce degli eventi tragici a cui stiamo assistendo, probabilmente dovremo insieme, anche con la collaborazione, con l'aiuto che diretti potrà offrire, di immaginare un nuovo piano di gestione del nostro territorio, del nostro suolo, che è così importante per la nostra regione, è così importante per gli imprenditori agricoli che ogni giorno costruiscono il valore della nostra regione. E l'altro tema su cui è necessaria una dose di etica, di responsabilità importante, è quella che riguarda le aree interne minate dal sisma, quindi minate dal terremoto di anni fa. In questa sala oggi ci sono tanti agricoltori che provengono da quelle zone, tanti agricoltori che ancora oggi vivono una piena fase emergenziale. E quindi quello che io chiedo, e anche qui con tutto il sostegno che il Presidente può dare, un impegno di etica e di responsabilità importante affinché queste persone possano ripartire con dignità e soprattutto con il futuro possibile. Grazie a tutti. Grazie a Patrizia, Presidente di Antimatti, e io chiudo con un ringraziamento e un invito. Un ringraziamento all'Associazione dei Consumatori Presenti. Voi sapete che Coldiretti non avrebbe raggiunto l'altissima reputazione che a oggi, se quasi 20 anni fa, hanno messo in stretto il patto con il consumatore. È il momento in cui sono saldati gli interessi con gli agricoltori e con i cittadini. Quindi ringrazio ancora loro per la loro presenza. L'invito, voi sapete che campagne di con le nuove frontiere sono gli agri-chef, i pochi contadini che sostanzialmente cucinano prodotti che coltivano, quelli loro, quelli magari di aziende vicine. Fuori c'è un buffet dove loro hanno preparato diverse specialità, vi invito chiaramente ad assaggiarli. Buon rientro a tutti, grazie.